Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Naturalmente Viaggiando. Quest'oggi ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, una bellissima regione caratterizzata da montagne, mare, cultura e storia. Il nostro viaggio inizia da Trieste, una città internazionale che nel corso della storia ha subito l'influenza dell'impero austro-ungarico e della vicina Slovenia. Trieste è situata fra l'altipiano del Carso e il mare Adriatico e si trova all'estremo est dell'Italia. Adesso il nostro viaggio continuerà in direzione del castello di Miramare per poi raggiungere Re di Puglia, Cormons, Butrio e infine Udine. L'itinerario che andrò a percorrere è segnalato sull'applicazione dell'AIDA, nella quale si possono trovare tutte le informazioni sul percorso. AIDA è l'acronimo di Alta Italia da attraversare ed è un progetto ideato dalla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e la sua missione è quella di unire i tracciati esistenti invece che costruire nuove infrastrutture, attraversando panorami mozzafiato e luoghi di interesse storico e culturale. È un mezzo che permette di viaggiare in maniera slow, senza stress, in bicicletta per oltre 900 km. Siamo arrivati al castello di Miramare, a pochi passi dalla città di Trieste, una bellissima struttura architettonica costruita nella seconda parte dell'Ottocento per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Il tratto tra Trieste e Re di Puglia misura 37 km. Si costeggia il mare percorrendo la strada costiera panoramica fino a Monfalcone, passando per le caratteristiche località di Duino e Sistiana. Ed eccoci arrivati al Sacrario di Re di Puglia, eretto nel primo dopoguerra mondiale in onore dei soldati italiani caduti nel Grande Conflitto. Le macchine passano tranquillamente sul ponte dell'Isonzo, ma attraversando il fiume mi sono immaginato quei ragazzi, miei coetanei, a combattere per la loro patria. Nel tratto tra Re di Puglia e Cormons inizio ad inoltrarmi nel cuore del Friuli, caratterizzato da campagne e vigneti. Infatti, questo territorio è molto famoso per la produzione vitivinicola. A Cormons consiglio a tutti di fare un salto sul Monte Quarini, dove, dopo una breve ma intensa salita, tutti gli sforzi vengono ripagati con una bellissima vista sulla pianura. Su queste splendide colline la vita è sempre stata di casa e me ne sono accorto dal momento che sono stato circondato da bellissime coltivazioni verdi e ordinate. Consiglio vivamente di visitare il castello di Butrio, nel cuore dei colli orientali del Friuli. In questo momento mancano 10 km prima di raggiungere Udine, una città che merita di essere visitata, anche soltanto per passeggiare lungo le sue belle vie, senza una meta precisa. Arrivati a Udine, la meta finale di questa nostra gita. A Udine si possono visitare la Piazza Libertà e il castello, oltre ad avere accesso a tutte le vallate attorno. Il luogo in cui ho alloggiato è l'Hotel Sweet Inn, situato alle porte del centro. Soggiornare in un bike hotel ha i suoi vantaggi. Ho potuto apprezzare l'accoglienza, la competenza e la professionalità di Giuliana, la manager dell'albergo e dispensatrice affidabile di informazioni sui percorsi. Finalmente, il meritato riposo!